Allora, in R2 la mia retta era descritta dall'equazione P più T volte Q meno P appartenente a R. Per T A, tale che T appartenente a R. Che cosa cambia da R2 a R3? Che i vettori invece di avere due coordinate ne hanno tre. Allora, per il resto questa sarà ancora una retta. Perché sarà ancora una retta? Allora, innanzitutto prendiamo due punti, per esempio P uguale 1, 0, meno 1 e Q uguale 2, 1, 1. Quindi la mia retta R ha equazione 1, 0, meno 1 più T volte 1, 1, 2. La variabile di T è partenza. Allora, che significa? Questo è un vettore fisso, lo chiamiamo V0 e questo lo chiamiamo V2. Adesso il disegno mi viene difficile fare con la prospettiva esattamente questo vettore V0 e questo vettore V2, ma per capire qual è la situazione, allora, disegniamo i tre assi cartesiani, poi nei tre, diciamo, in R3 noi abbiamo due vettori, uno che è V0. Allora, disegno la proiezione di V0 giusto per far capire che non sta in un piano che è di, cioè sta in un piano ma non sta nei piani diciamo ortogonali di assi coordinati, magari con una certa dimensione. Questo è V0. Poi abbiamo un altro vettore V, un altro vettore che chiamiamo V, anche questo V doppio ha un'altra, quando lo proiettiamo sul piano XY ha un'altra proiezione. Allora, che significa? Quando noi andiamo a prendere V0, questo è un punto della retta, il punto P, perché praticamente V0 è uguale, poi significa che noi dobbiamo prendere V0 e sommare a V0 il V2, cioè un multiplo di V2. Che cosa significa? Significa spostarsi da V0 parallelamente alla direzione di V2 e che si otterrà una retta. Per esempio, se metto T uguale a 1 otterrò 2, 1, 1 che è il punto Q. Se metto T uguale a 2, se metto T uguale a 1 qua arrivo a Q. Se metto T uguale a 2 otterrò un punto che sta al di là di Q. T uguale a 3 è un po' più andare avanti. Se metto T uguale a meno 1 vado indietro. Cioè, dal punto di vista sostanziale cambia la forma, perché i vettori non sono di R1 ma sono di R3, ma la sostanza non cambia, è esattamente lo stesso modo di procedere di prima. Semplicemente la nostra retta si muove a più direzioni possibili, perché prima aveva solo le possibili direzioni dei vettori di R2, adesso c'è tutte le direzioni possibili dei vettori di R3. Chiaro? Quindi abbiamo V0 dei vettori di traslazione più T. Quindi è esattamente la stessa cosa. Questo però non ci dice in alcun modo per adesso come dovremmo fare per descrivere l'equazione di un piano parametricamente. Ok? E lasciamo la situazione in sospeso. Non lo facciamo il piano per adesso, parametrico. Andiamo a vedere invece che succede
quando passo da R2 in R3 per l'equazione cartesiana. Cominciamo con un'equazione che si scrive allo stesso modo in R2 e in R3. Per esempio, prendiamo l'equazione, siamo in R2, prendiamo l'equazione y uguale a 0. Questa nel piano di R2 chi ci dà? Chi è y uguale a 0? L'asse x. Quindi le soluzioni di questa equazione sono tutti i punti dell'asse x. Questa è la mia lettera. Questa è equazione x uguale a 0. Adesso però se andiamo in R3, qui avete tre assi coordinati x, y, z, sono ortogonali tra di loro, poi devono essere disposti in maniera tale da essere una termina levogira, ma questo lo vedremo poi. Levogira significa che uno messo lungo l'asse z guardando sotto, un omino messo con la testa qua e i piedi qua, guardando sotto deve vedere che ruotando in senso antiorario x di 90 gradi tutti è l'asse. Questo vuol dire termina levogira. Ovviamente se fosse al contrario vedrebbe esattamente il contrario. Però se la testa la mettiamo dalla parte positiva dell'asse z, deve vedere questa situazione. Comunque, in questa in R3, se io adesso vado a scrivere l'equazione y uguale a 0, questa cosa rappresenta? Non una rete. Il piano rappresenta. Quale piano? La x e z. Il piano che contiene l'asse x e l'asse z. Perché? Perché quando noi scriviamo questo, questo è l'insieme degli x, y, tali che y è uguale a 0. Invece questa è l'insieme degli x, y, z, tali che y è uguale a 0. L'equazione è la stessa, ma l'insieme di partenza è diverso. Vedete, là avete tre coordinate, nel primo caso ne avete due, ne fissate una, quante ne rimangono? Una, libera. Qua mettete 0, se preferite è l'insieme di x 0 tali che x appartiene a R. Allora, questa è l'equazione cartesiana. Questa che equazione è? Parametri. Che vedete, io ho il valore di x dentro. Allora, questa è l'equazione cartesiana. Per la stavolta le coordinate di partenza sono 3. E quindi quando ne fisso una, rimango con questo piano qua. Piano x, z. Il piano che contiene l'asse x e l'asse z ed è ortogonale all'asse y. Anche prima era ortogonale all'asse y, soltanto che qua l'ortogonalità, cioè se io giro metto la y così, l'ortogonalità si vede in tutte le direzioni, cioè il piano per essere ortogonale ha una retta, deve formare tutti, diciamo, ogni retta del piano passante per il piede dell'asse deve formare angoli retti, un angolo retto con la retta dell'asse. Chiaro? Se io avessi un piano e una retta non ortogonale, che succede? Quando io vado a fare qua ottengo un angolo acuto, da quest'altra parte ottengo un angolo ottuso, se una retta la metto che passa per il piede di questa retta qui, cioè per il punto di intersezione tra questa retta e questo piano, la metto, la dispongo in maniera opportuna,
lo posso ottenere un angolo R, girando lo posso ottenere un angolo. Lo metto in qua, se metto questa rete in maniera opportuna qua, a un certo punto l'angolo sarà retto. Quando la rete la metto così, quest'angolo è, che ne so, 30 gradi, quest'angolo è 150. Giro, quest'angolo aumenta, quell'altro diminuisce. Quando arrivo a rovesciare i due assi, chiaramente la situazione si deve essere scambiata. Ma siccome questo aumenta, l'altro diminuisce, a un certo punto, quando arrivo qua, per esempio, questo sarà 90 e quest'altro sarà 90. Dove? Nel piano che contiene questa retta. Quindi, quando parlo di ortogonalità tra retta e piano, significa non questo, perché queste due, questa retta e questo piano non sono ortogonali, pur formando questa retta con una delle rette che passano per questo punto su un angolo ortogonale, un angolo retto, ma in tutti gli altri casi no. Invece in questo caso, ogni volta che prendo una retta che passa per questo punto, questa retta qui e la retta che sta sul piano formeranno sempre un angolo retto. Chiaro? Se io metto qua una verticale, quando vado a fare questa retta la giro, si vede ancora meglio. Datemi un quadernone. Allora, vedete? Se io prendo il mio quadernone, questa è la retta verticale, la costola del quadernone, questo e questo fanno un angolo retto, questa e questa fanno un angolo sempre retto. Se invece, datemi una penna, se invece non sono ortogonali, allora vedete, questa e questa retta qui, andatevi, dammi un'altra retta. Allora, queste due rette non formano un angolo retto, però quando la giro questa, vedete, queste due rette approssimativamente, perché no, però formano un angolo retto, da quest'altra formano un angolo, ok? Comunque, qui abbiamo capito due cose. In forma parametrica, se prendo la stessa equazione di prima, invece di metterci vettore di R2, ci metti vettore di R3, ottengo una retta. Semplice. Quindi l'equazione parametrica di una retta non cambia. Semplicemente cambia i vettori che ci metto dentro. Invece di prendere in R2, riprendo in R3. E la retta invece di R2 la provo in R3. Adesso, qui che cosa succede? Che se prendo un'equazione cartesiana, se la guardo in R3, e questa non mi dà più una retta, ma mi dà un piano. Ma uno dice, ma questo vale perché la tua equazione riguardava, si poteva scrivere, cioè la z non c'era. E allora mettiamone una in cui ci sia anche la z. Allora prendiamo per esempio l'equazione x più y più z uguale 1. Allora, com'è fatta questa equazione qua? Allora io dico che questa equazione la posso scrivere come il prodotto scalare tra 1, 1, 1 e x, y, z che fa 1. Ok?
come si chiama il piatto scalare? X più Y più Z. E c'è scritto qua, è vero. Magari gli uni li facciamo un po' più belli. Ma la sostanza è sempre la stessa. Poi uno dice, ma ci sta un punto, lo riusciamo a trovare un punto dove questa equazione è soddisfatta? Certo, per esempio se io prendo il vettore 1, 0, 0, col punto 1, 0, 0, qua da sostituire viene 1 più 0 più 0 fa 1. Allora, supponiamo che il mio x, y, z debba essere, abbia questa forma qua. Per fortuna veniva da fuori. Allora, se andiamo a sostituire, io ottengo 1, 1, 1 scalare 1, 0, 0 più W, qua è 1. Ma questo lo posso scrivere come 1, 1, 1 scalare 1, 0, 0 più 1, 1, 1 scalare 2 uguale. Siccome questo fa 1 più 0 più 0 che fa 1, semplificando a sinistra e a destra mi rimane 1, 1, 1 scalare 2 uguale 0. Quindi io lo posso scrivere così, ma W deve soddisfare la condizione 1, 1, 1 scalare W fa 0. Allora, andiamo a vedere questa condizione come si può meglio scrivere. È chiaro che W lo posso chiamare W1, W2, W3, però non lo voglio fare. Ma siccome x, y e z stanno già impegnate, W lo chiamo A, B, C. Ok? Quindi andiamo a riscrivere, otteniamo l'equazione A più B più C uguale a 0, che se ci fate caso è la stessa equazione di prima, semplicemente in queste nuove variabili, ma è omogenea, cioè invece di averci 1 ci sta 0. Chiaro? Allora, come si può fare è semplice. Chi sono i vettori A, B che soddisfano questa condizione? Allora, A lo posso prendere come mi pare, per esempio. B lo posso prendere come mi pare. A e B li fisso arbitrariamente. Se li sostituisco qua dentro, come deve essere fatto C? C deve essere meno A, meno B. Ma questo qui lo posso scrivere come insieme di A, B, meno A, meno B, tali che A e B appartengono a R. Che cosa ho ottenuto? Che cosa è questa?
è un'equazione para, parametrica. Perché è un'equazione parametrica? Perché A e B sono dei parametri che variano in tutto R, e al variare di A e B ottengo tutti i punti, però questi punti sono quelli che mi danno il W, non sono quelli che mi danno X, Y, Z. Però non è difficile passare a X, Y, Z, perché se io adesso devo scrivere insieme degli X, Y, Z tali che X più Y più Z faccia 1, questo chi è? È questo più 1, 0, 0, quindi viene A più B A meno B meno A meno B tali che A e B siano in R. E adesso la descrizione completa parametrica del mio insieme. Però torno un pelo indietro e questa la riscrivo come 1, 0, 0 più A, B meno A meno B. Anzi, vado, lo scrivo in maniera ancora diversa, tali che A, B appartenente a R. Torno un attimo indietro, questo lo scrivo come 1, 0, 0 più A volte 1, 0, meno 1 più B volte 1, 0, meno 1 tale che A e B stanno in R. E perché vedete? Qua mi viene 1 più A più B più qua era 0, 1, qua viene 1 più A, qua viene 0 più B che fa B, e qua viene meno A meno B che fa meno A. E otteniamo. Ok. Quindi vedete che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto di nuovo un'espressione simile a quella che ottenevamo in R2, però cosa è cambiato? Questo è il vettore di traslazione. Semplicemente quando vado a scrivere equazione parametrica ci sta un primo parametro che moltiplica una prima direzione più un secondo parametro che moltiplica una seconda direzione. Il problema qual è? Che queste due direzioni potrei cambiarle, cioè potevo risolvere l'esercizio in maniera tale, per esempio, invece di fare A, B, C e fissare A e B come parametro, devo fissare B e C, e allora era A che era uguale a meno B meno C. E allora se andate a fare questa descrizione, il tutto cambia. Facciamolo. Allora, se io scrivo x, y, z tali che la somma faccia 1, questo è uguale all'insieme. Allora C lo fisso arbitrariamente, B lo fisso arbitrariamente, l'altro chi è 1 meno B meno C tale che B e C appartengono. Allora, questo se lo voglio scrivere in forma parametrica, se lo voglio scrivere in forma parametrica è 1, 0, 0 più
che moltiplica meno 1, 0, più c che moltiplica meno 1. Allora, vedete che questo vettore è rimasto lo stesso, ma questi due sono cambiati. Prima c'avevo 1, 0, meno 1, poi c'avevo 0, 1, meno 1, poi c'avevo meno 1, 1, 0, poi c'avevo meno 1, 0, 1. Allora, andiamo a vedere geometricamente la cosa come si giustifica. Allora, prendiamo... Questo innanzitutto è un piano. Perché è un piano? Perché passa per i punti 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. È un sottospazio affine perché l'equazione è lineare. Ha tre punti. Il più piccolo sottospazio affine che contiene tre punti non allineati è un piano. Quindi potrebbe essere o un piano o tutte le tre, ma non è tutte le tre perché sappiamo. Se io per esempio prendo il punto 2, 1, 3, x più, più 0 fa 6 e non può. Quindi passa per questi tre punti. Se io unisco questi tre punti, vedete, ottengo un triangolo. Qual è piano? È difficile, un po' difficile da disegnare con la regola della prospettiva, ma è il piano che contiene questo triangolo. Cioè questo triangolo lo prolunga e ottengo. Ah, quando è che ottengo il triangolo? Quando di questi punti qua, invece di fare la combinazione lineare, faccio la combinazione di questo. Cioè invece di fare un punto base più la combinazione lineare delle altre due delle direzioni. Allora, cosa sto facendo qua? Sto prendendo un punto base, per esempio ho preso questo, P. Poi questi li chiamiamo Q ed R. Allora, questo è P. Questo è Q-P, anzi è P-Q, e questo è P-R. Dici, ma non doveva essere Q-P e R-P? Va bene uguale, perché tanto il coefficiente che ci sta davanti varia di tutto R, semplicemente è come aver cambiato il segno a quel coefficiente. Cioè, se voi fate l'equazione, invece di fare P più T volte Q-P, che vi dava una retta, fate P tutte volte P meno Q, ottenete sempre la stessa retta, semplicemente la state percorrendo, partendo da P la state percorrendo a Q. Solo che cosa significa? Significa che io da P mi posso muovere verso R e proseguire, oppure mi posso muovere verso Q e proseguire. Quindi ottenere due rette, e quando faccio una combinazione lineare di questi due spostamenti ottengo un punto generico. Un punto generico di che cosa? Del piano che contiene queste due rette. Perché contiene queste due rette? In generale due rette non sono contenute in un piano, perché possono essere schembe, vedremo, ma queste sì, perché sono incidenti, partono tutte e due da qui. Due rette incidenti, non sovrapposte. Diciamo, sono contenute in un piano. E un piano è il più piccolo sottospazio affine che le cose. Qua cosa faccio, per esempio? Qua parto dallo stesso punto. Però perché? Perché vabbè, il punto ce l'avevo prima, voglio mantenere, voglio sempre partire da qui. Però dove mi voglio muovere? Non mi voglio muovere verso Q o verso R, ma mi voglio muovere in direzione, per esempio, R-Q. Vedete? Una direzione ce l'avete ancora, l'altra direzione è cambiata. Una direzione è semplicemente, invece di avercela davanti, ce l'ho davanti. Questo non è importante. L'altra direzione a chi corrisponde? Corrisponde a R-Q, ma la direzione R-Q sta sempre sullo stesso piano, perché quando voi avete un piano e avete tre punti su questo piano,
Allora, vedete che tutte e tre queste rette stanno sul piano, quindi tutte e tre le direzioni di questa rete giacciono su questo piano, o almeno sul piano passante, parallelo passante. Quindi, cosa abbiamo imparato da questo esercizio? Abbiamo imparato varie cose. La prima, se io prendo un'equazione generica, quindi se io adesso vado a scrivere, fatemi cancellare, lo scrivo a sinistra, allora qua ci metto l'origine, qua ci metto un piano non passante per l'origine, qua ci metto un punto P, e qua ci metto due direzioni del piano, le chiamo V e V2. Ok? Allora, questo piano, diciamo che ha equazione AX più BX più CZ uguale 0, uguale D. Non passa, quindi non può essere 0. Se metto 0 deve passare per l'origine, metto 0, 0, 0, viene 0. Se ci metto D diverso da 0, non passa. Allora, le coordinate di P le chiamiamo x con 0, y 0, z 0. Che vuol dire? Vuol dire che ax con 0, by 0, più cz 0 deve fare D. Deve fare D. Che P è un punto che sta sul piano. Ok? Allora, W adesso lo chiamo X con 1, Y 1, Z 1. Vediamo se avete capito. Quando deve fare AX con 1 più B, Y1 più C Z1, no? Deve fare 0. Facciamoli meglio questi qua, perché anzi ancora meglio, voglio che sia chiaro che non sono necessariamente il tuo. Ok? E adesso vediamo perché. AX con 2 più BY2 più CZ2. Questo è V. V è uguale a X con 2, Y2, Z2. Quando deve fare? Secondo voi? Qua deve fare. Io dico che deve fare. Perché? Allora, andiamo a vedere. Lo faccio qua sotto. Se io prendo P più T V doppio, sta sempre sul piano, il piano chiamiamo, non c'è nei piani che si chiamano con le lettere greche, le rette si chiamano con le lettere greche. Deve appartenere sempre a pi greco, sempre allo stesso piano. Se mi muovo lungo il piano, la direzione V doppio sta sul piano. Quindi che significa? Significa che il prodotto scalare di A, B, C
virgola, più P, questo faceva D. Se adesso vado a fare A, B, C, scalare P più T doppio, questo deve fare pure D. Se adesso faccio la differenza, cosa mi viene? A, B, C, virgola, scalare T doppio, perché il prodotto scalare è distributivo, è lineare a destra, fa 0. Ma la T la potete portare fuori, questo vale per ogni T. La T ci mettete 1, la togliete dietro e sospetto. Il ragionamento con V è esattamente fatto lo stesso. Ok? Quindi il mio piano di greco era l'insieme degli x, y, z tali che ax più bx più c z facesse d. Ma questo lo posso scrivere come l'insieme di b più lambda w più mu v, anzi chiamiamo lambda q più mu w, chiamiamo in ordine alfabetico, tale che lambda mu appartiene a r. Adesso ho fatto un altro piccolo passaggio in più. Qua metteteci mu invece che t. Lo stesso discorso lo fate con lambda A, B, C, scalare V deve fare 0. Poi sommate tutto, e quando andate a sommare cosa ottenete? Ottenete P più lambda V più mu W doppio ancora sta nel piano. Perché quando vado a fare il prodotto scalare di vettore a P5, qua mi fa D, qua mi fa 0, qua mi fa 0. D più 0 più 0 fa D. Ok? Ah, perché ci ho messo due coefficienti diversi? Perché quello sono due direzioni diverse, fanno quando vado a fare il prodotto scalare con ABC fa 0 e quindi io le posso sommare come mi pare, questa la posso moltiplicare per lambda, questa la posso moltiplicare per mu. Allora, che cosa abbiamo finalmente trovato? Abbiamo trasformato la nostra equazione cartesiana in equazione para. Allora, però, che cosa ne fa questo? Che cosa abbiamo scoperto? Questo ABC che rappresentava? ABC a che cosa è ortogonale? Cosa è ortogonale? AB e a V doppio, cioè ha due direzioni che stanno sul piano. Come le ho prese queste due direzioni? Se le prendo allineate, quando vado a fare l'equazione parametrica mi verrà V doppio multiplo di V e alla fine mi viene la retta. Ma se le prendo non allineate, perché sul piano posso prendere due direzioni non allineate, cosa troverò? E queste due direzioni sono linearmente indipendenti. E allora, quando io vado a fare, o immaginate che l'origine sia qui, quando vado a fare una combinazione lineare di questi due vettori, con la regola del parallelogramma, cosa ottengo? Un qualunque punto del piano. Ok? Un qualunque punto del piano. Va bene? Quindi, tornando indietro, la mia equazione parametrica ABC cosa rappresenta?
vettore ortogonale al piano, perché se è ortogonale a due direzioni e ogni altra direzione è una combinazione lineare di quelle due, è ortogonale a tutte le direzioni che stanno sul piano. Praticamente è come se ABC fosse il vettore verticale e il piano fosse il vettore orizzontale, se lo girate, se girate tutto quanto in maniera leggera. Poi D è uno spostamento rispetto all'origine, cioè per esempio se io prendo Z, se prendo Z uguale a 0 mi viene il piano orizzontale XY, se prendo Z uguale a 5 mi viene un piano più in alto, se prendo un Z uguale a meno 3 mi viene un piano più basso. Quindi vuol dire che mi sono spostato rispetto all'origine. E questo parametricamente come lo posso fare? Posso fissare un punto P sul piano e poi sommare a questo punto P una combinazione lineare di due direzioni linearmente indipendenti che siano sullo stesso piano. Allora, che cosa succede quando vado a fare il prodotto scalare? Il primo pezzo, quando vado a fare il prodotto scalare di ABC con questa somma qui, il primo pezzo, ABC scalare questi mi dà D, ABC scalare lambda V mi dà 0, ABC scalare mu V e rimango sul piano. Quindi il mio piano lo posso descrivere in questo modo. E sono passato all'equazione parametrica. Adesso però, come vedete, che mi succede? Primo fatto, l'equazione cartesiana è una, è fissa, è quella. Non c'ho problemi a scriverla. Per esempio, in quel caso di sopra era x più z uguale a 1, non devo scrivere nient'altro. Quando passo a questa equazione parametrica ho parecchie opzioni che posso decidere in maniera arbitraria. Primo devo decidere P, un punto del piano. Io là ho preso il punto 1, 0, 0. Avrei potuto prendere il punto 0, 1, 0. Avrei potuto prendere il punto 0, 0, 1. Avrei potuto prendere il punto 5, 4, meno 8. Perché x più z è il punto 5, 4, meno 8. Fa 5 più 4, 9, meno 8 che fa 1. Quindi questo punto qui è un punto arbitrario del piano. Dopodiché queste due direzioni, anche queste sono, hanno un certo grado di arbitrarietà, perché qua per esempio erano 1, 0, meno 1, qua erano 0, 1, meno 1, là erano meno 1, 1, 0, meno 1, 0, 1, che è l'opposto di questo. Potrei cambiare ancora. Cosa le accomuna? Le accomuna solo due fatti. Primo fatto, sono tra loro linearmente indipendenti, e secondo fatto, sono ortogonali ad ABC. Quindi se io volessi un'altra direzione che va bene, potrei prendere la direzione 3, 4, meno 7, perché il prodotto scalare di 3, 4, meno 7 con 1, 1 e 1 fa 3 più 4, meno 7, che fa 0. Se io scrivo questo, se io scrivo qua (5, 4, meno 8) più lambda 3, 4, meno 7 più mu 1, meno 5, 5, questo è lo stesso piano di prima. È cambiato tutto, ma questo è un punto del piano, 5 più 4 fa 9, meno 8 fa 1. Questo, quando fate il prodotto scalare con 1, 1, 1, viene 3 più 4 meno 7 che fa 0. E questo, quando fate il prodotto scalare con 1, 1, 1, fa 1 meno 5 più 5 che fa, scusate, 0 meno 5 più 5. Anzi, facciamo 1 meno 5 più 4. Mi piace di più. Ok, questo piano qua è uguale a questo qua, è uguale a questo, è sempre lo stesso piano. Quindi come vedete, adesso facciamo un po' di riassunto, poi faremo un po' di esercizi nell'ora seguente. Allora,
dobbiamo ancora vedere un'altra cosa, come passare dall'equazione parametrica a quella cartesiana, perché abbiamo visto come passare dalla cartesiana alla parametrica, ma non abbiamo visto per la retta come passare dalla parametrica alla cartesiana. Abbiamo visto per il piano come passare dall'equazione cartesiana a quella parametrica. Ok, allora facciamo il riassunto. Per le rette abbiamo preso l'equazione parametrica, l'abbiamo cambiato, l'abbiamo preso, invece di prendere i vettori in R2 prendiamo in R3, l'equazione parametrica ha la stessa forma e basta, poi non abbiamo tradotto come passare in equazione cartesiana. Vedremo che per passare una retta in forma cartesiana bisognerà avere un sistema di due equazioni. Dovrò scrivere due equazioni cartesiane e anche lì avrò delle arbitrarietà. Però quello si capirà molto meglio avendo già fatto questo esercizio. In questo esercizio cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un'equazione cartesiana, l'abbiamo riscritta in R3, abbiamo visto che in generale non mi dà più una rettica bianca. Adesso poi abbiamo preso l'equazione generale in R3, invece di per quella è una particolare, prendiamo quella generale, x più b x più g z uguale d, questa mi dà un passante per origine stesso se d uguale a 0, ma in generale come posso fare se voglio trasformare questa equazione in forma parametrica? Devo prendere il punto phi del piano o devo prendere due vettori che giacciono, per meglio dire, non su questo piano ma su quello parallelo passante per origine, cioè due direzioni che stanno qua. Se li prendo linearmente indipendenti, per esempio in questo caso sono linearmente, qua è facile vedere perché fino a due vettori linearmente indipendenti basta che non siano molti più uno dell'altro, mi daranno due direzioni indipendenti sulle quali mi posso muovere lungo il piano. Quando vado a fare le loro combinazioni lineari ottengo tutto il piano passante per l'origine, quando le sommo a P ottengo tutto il piano traslato che parte da P. Si può vedere benissimo quando vado a fare i prodotti scalari, perché quando vado a fare il prodotto scalare di ABC con P mi dà D, con l'altro mi dà 0, con l'altro mi dà 0. E quindi praticamente però come faccio per ottenere, allora se voglio ottenere l'equazione parametrica è molto semplice, due numeri li fisso a caso, il terzo però deve essere una variabile che posso ricavare dalle altre due, in questo caso tutte e tre le variabili si possono ricavare fissate dalle altre due, quindi qua fisso x e y a caso, per esempio 5 e 4, e a quel punto c è uguale a 1 meno 9, quindi devo fare meno 8 per forza, e questo è un punto del piano. Per quanto riguarda, quindi ho trovato una soluzione particolare del sistema, la soluzione particolare del sistema la metto a posto di qui. Qua cosa devo fare? Devo trovare due soluzioni dell'omogenea. Anche lì è facile, perché l'omogenea è x più c più z uguale a 0. Allora che cosa faccio? Prendo, fisso 3 e 4 e allora c deve fare meno 7, oppure fisso 1 e meno 5 e allora ci devo fare qua. Ok? Dice, ma come potrei fare per essere sicuro che siano indipendenti? Fisso 0 e 1 e l'altra mi viene meno 1, fisso 1 e 0 e l'altra mi viene meno 1. 1, 0 e 0, 1 sicuramente mi dicono che quei due vettori sono indipendenti, perché sulle prime due coordinate, trascurando la terza coordinata, sulle prime due coordinate già sono indipendenti. Chiaro? Quindi in qualche modo, sì, forse questo è il modo più semplice, uno dei modi più semplici, però anche questo modo, ok? Li ho fatti tutti per far vedere che c'è un certo grado di arbitrarietà. Per quale motivo c'è il grado di arbitrarietà? Perché i punti che stanno su questo piano sono infinito alla 2, cioè sono tanti,
le direzioni pure sono tante. Io la prima posso scegliere come mi pare, la seconda posso scegliere come mi pare. Basta che poi la seconda non la prenda proporzionale alla. Chiaro fino a qui? Vabbè, adesso ci riposiamo 5 minuti.